Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo i Lorenz e Krove. Oggi siamo qua col primo unboxing di Darkmoorn, la casa degli orrori. Partiamo col mazzo Commander Miracolo. Con Aminatou Fendivelo, costa 4, di cui bianco, blu e nero, 2-4. Con all'inizio del tuo mantenimento, sorveglia 2, cioè guardia le prime due carte del tuo grimorio, poi metti un qualsiasi numero nel tuo cimitero e le altre in cima al tuo grimorio in qualsiasi ordine. E ogni carta incantesimo nella tua mano ha miracolo. Il suo costo di miracolo è pari al suo costo di mana ridotto di 4. Puoi lanciare una carta magia pagando il suo costo di miracolo quando la peschi, se è la prima che hai pescato in questo turno. Quindi la peschiamo e deve essere la prima che lanciamo. Naturalmente ricordiamo di lasciare un bel like per supportare il video, 150 mi piace per avere il potenziamento del mazzo e di passare in descrizione a dare un'occhiata al Fantasia Store che ha mandato il token Goblin. Bello. Sito dal quale abbiamo, come sapete, recuperato il mazzo con la loro partecipazione e che vi invitiamo a utilizzare il codice ANTI5 per avere un piccolo sconto sui prodotti non già scontati. Troverete ancora i mazzi, naturalmente, come vi abbiamo già detto nei video precedenti, bisogna preordinarli perché quando escono poi il prezzo sale, quelli più richiesti finiscono e quindi questo mi piace. E sono per le porte, la nuova meccanica delle porte, che quando giochi quell'incantesimo lì sono bloccate e le apri e quindi le sblocchi. Molto bello, perché le metterai sulla carta bloccata, ci sarà sicuramente, carta straccia che non guardiamo neanche. Ci sarà sicuramente un incantesimo con le porte da utilizzare. Qui il portamazzo. Questi non so se li puoi, li vuoi usare. Andiamo a vedere, perché queste bustine hanno anche gli arcenemi all'interno. Quindi la vecchia modalità dove si giocava, abbiamo preso anni indietro il gioco da tavolo, diciamo, dell'Arcanemy, dove c'erano i tre mazzi base contro il Bolas, che era l'arcinemico. Poi con Dr. Who ne hanno fatti altri. No, con Dr. Who erano i piani, non erano l'Arcanemy. Ah, questo è l'Arcanemy. Ah, okay, l'Arcanemy è quando si gioca in 2 o 3 contro 1. E quello da solo ha gli arcipiani del nemico per... cioè non sono arcipiani, sono l'arcenemi e arcinemico in teoria. Sei arrivato di partita, li leggiamo tutti? Dai, leggili velocemente. Intrigo: quando metti in atto questo intrigo, guarda le prime 4 carte del tuo grimorio e separa in una pila faccia in giù e una pila faccia in su. Un avversario sceglie una pila, aggiungi alla tua mano le carte di quella pila e metti l'altra in fondo al tuo grimorio. Ah, in fondo e non in cimitero, buono. Ammira la forza della distruzione, intrigo. Quando metti in atto questo intrigo, distruggi tutti i permanenti non terra controllati da un avversario bersaglio. Da un avversario, esatto. Quindi non da tutti. Non puoi nasconderti da me. Intrigo in corso. Un intrigo in corso rimane a faccia in su finché non viene abbandonato. All'inizio del combattimento nel tuo turno, fino a una creatura bersaglio prende +2/+2 e a cautela fino a fine turno. Non può essere allocato in questo turno. All'inizio della sottofase finale di ogni avversario, se quel giocatore ha meno della metà dei propri punti vita iniziali, abbandona questo intrigo. Ok. Il mio campione è imbattibile, intrigo in corso, il tuo comandante ha Egida 2, ogni qualvolta il tuo comandante attacca metti 2 segni +1/+1 su di esso, quando il tuo comandante lascia il campo di battaglia abbandona questo intrigo. Solo io conosco il futuro, intrigo. Quando metti in atto questo intrigo, per ogni tipo di carta tra i permanenti controllati dai tuoi avversari, puoi mettere sul campo di battaglia della tua mano una carta permanente di quel tipo. I miei seguaci ascendono, intrigo. Quando metti in atto questo intrigo, metti 5 segnini +1/+1 su una creatura che controlli e a volare cautela fino a fine turno. Se non controlli alcuna creatura, crea invece una pedina creatura artefatto, spaventapasseri 4-4 in colore con cautela. Il tempo si piega alla mia volontà, intrigo. Quando metti in atto questo intrigo, gioca un turno extra dopo questo. Salta la sottofase di stop di quel turno. Ok. Io sono Darkmoorn, intrigo in corso. All'inizio della tua sottofase finale puoi lanciare una magia dalla tua mano senza pagare il suo costo di mana. Se lo fai abbandona questo intrigo. La mia ricchezza ti seppellirà, intrigo. Quando metti in atto questo intrigo, crea un numero di pedine tesoro pari al numero di artefatti e incantesimi controllati dai tuoi avversari. Se controllano meno di 4 artefatti e incantesimi, crea invece 4 pedine tesoro. Un presagio della tua morte, intrigo. Quando metti in atto questo intrigo, rivela le prime 5 carte del tuo grimorio e aggiungi alla tua mano. Quando riveli una o più carte non terra in questo modo, questo intrigo infligge danno pari al loro valore di mana totale a un qualsiasi bersaglio.
Quindi queste carte extra, questi intrighi, sono un mazzo a parte che aiuteranno l'arcinemico, ovvero quello che gioca da solo contro gli altri tre, per equilibrare la situazione. Ora vediamo la sample pack. Sempre molto dure da aprire. Valvagoth's Lair, incantesimo terra, antimalocchio, entra tappata, quando entra scegli un colore, aggiungi un mana del colore scelto. Beh, questa è bella. Sì, sì, ci sta. Mi piace molto. Antimalocchio, ci sta. Terra imbersagliabile, è un incantesimo che quindi sinergizza con varie cose, può essere giocata in tutti i mazzi, bella carta, che roba. Growing Dread, costa 2, di cui blu e verde, incantesimo con flash. Quando entra Manifest Dread, quando guarda le prime due carte del tuo grimorio, metti in una scuola di battaglia, faccia in giù come un 2-2 creatura e le altre nel tuo cimitero. Farla girare a faccia in su in questo momento in cui potresti lanciare una creatura. Se no, non puoi girare la faccia in su. Pagando il suo costo di mana, esatto. Se hai una creatura. Ogni volta. Giri a faccia in su un permanente. E metti un segno +1/+1 su di esso. Quindi non male nei mazzi a tema Manifest Dread in questo caso, perché oppure si può usare anche nel vecchio Cadena dove aveva il manifestare. Adesso andiamo a vedere velocemente le 100 carte. Dannata plastica che prima o poi riusciranno a toglierla da questo pianeta, forse. Ci speriamo. Vediamo questo, i pedini. Facciamo gli angeli, gli orrori, squalo, altro errore, scarabocchio, barlume. Gli squali XX sono pericolosi, esatto. Spaventapasseri, copia, barlume, tesoro. Ok, che possiamo immaginare qual è la carta che ci permette di fare gli squali XX. Eh sì, quell'incantesimo, quel bellissimo tifone degli squali. Animatou l'abbiamo già vista. La mettiamo da parte. Maestro di chiavi, che ho analizzato nello shorts, senza che robe, andiamo a rileggerlo. Costa X e un bianco, un blu, un nero, un 3-3, con volare. Quando entra, metti X in +1/+1 su di esso e macina carte pari al doppio di X. Ogni carta incantesimo nel tuo cimitero ha fuga. Il costo di fuga è pari al costo di mana della carta più esili altre tre carte dal tuo cimitero. Quindi le possiamo rigiocare, esatto, dal cimitero, i nostri incantesimi. Poi iniziamo con le altre 98. Modificare il destino, costa 8, di cui due bianchi. Rimette sul campo di battaglia tutte le carte, artefatto e incantesimo del tuo cimitero e a miracolo a 4. Quindi perfetta per questo. Buono mazzo. Visto che si macinano. Qui abbiamo la prima stanza, incantesimo stanza. Allora, sala giochi segreta. Intanto leggiamo come funziona la stanza. Puoi lanciare una qualsiasi delle due metà. Quella porta si blocca sul campo. Si sblocca? Sì, hai capito. Si sblocca sul campo di battaglia. Come una stregoneria, puoi pagare il costo di mana di una porta bloccata per sbloccarla. Quindi, in sostanza, quando noi, se scegliamo di lanciare la sala giochi segreta, sarà bloccato il salotto polveroso. E viceversa, possiamo giocare prima l'altra e poi nel corso della partita pagare il costo di mana per aprire anche l'altro. Quindi se io la lancio per sala giochi segreta, entra solo questa metà e questa, esatto, viene coperta. Questa viene coperta col segnalino bloccata. E pagando 5, quindi io farò permanenti non terra che controlli e le magie permanenti che controlli sono incantesimi aggiunte loro ad altri tipi. E va bene. Dopo decidiamo di pagare 3. O se paga 3 subito, esatto. Ogni volta lanci una magia incantesimo, scegli fino a una creatura bersaglio e metti un numero di segni +1/+1 pari al valore di mana di quella magia su di essa. Beh, mica male. Questo è un ottimo incantesimo. Sì, ci sta. Buono. Poi, il radialuce volteggiante, costa 5, 4, 5 con volare. Le altre creature incantesimo che controlli hanno volare. Ogni volta attacchi un giocatore, crei una pedina creatura incantesimo barlume 1-1 bianca tappata e che attacca quel giocatore. Ok, va bene. Buono comunque. Paura della paralisi del sonno, costa 6-6 volante, un creatore incantesimo con inquietante. Ogni qualvolta la paura della paralisi del sonno o un altro incantesimo di controlli entra e ogni qualvolta sblocchi completamente una stanza, tappa fino a una creatura bersaglio e mette un segno di stordimento su di essa. Ok, bello. I segni di stordimento non possono essere rimossi dai permanenti contratti dei tuoi avversari.
Sì, non stappano se hanno dei segni di stordimento, quindi restano tappati per l'eternità finché c'è. Finché c'è la paura della paralisi del Sì, sonno. cacchio, è forte. Molto forte, un po' pesantina, ma ci sta. Eh sì, un po' pesantina, ma l'effetto fa male. L'ipogenie antica. Costa 3 di cui 2 neri, un 3-3, incantesimo creatura. Ogni magia, demone, orrore o incubo che lanci costa 1 in meno per essere lanciata. Quindi, qualvolta lanci una magia, se l'ammontare di mana speso per lanciarla era inferiore al suo valore di mana, l'avversario bersaglio perde punti vita pari alla differenza. Quindi, tutti quelli che lo lanciamo con miracolo fanno Assolutamente. perdere punti vita agli avversari. Un'altra stanza. Allora, condotti angusti, costa 4. Quando sblocchi questa porta, questa stanza infligge 6 danni a una creatura bersaglio controllata da un avversario. Guadagni punti vita per il danno in eccesso inflitto in questo modo. Quindi, in teoria, questa qui è più utile se viene lanciata No, per no, perché seconda. dice puoi lanciare una qualsiasi delle due metà. Quella parte si sblocca sul Ah, campo di ok, si sblocca battaglia. sul campo, quindi quando entra Si si sblocca sblocca, quindi comunque. ok. E a costo 7 c'è labirinto d'accesso. Una volta durante ogni tuo turno puoi lanciare una magia dalla tua mano pagando punti vita pari al suo valore di mana invece di pagare il costo di mana. Questo è fortino, ma un po' pesantuccio, però ci Sì, può pesantuccio, stare. però da questo ti fa diventare più leggere le altre cose pesanti. Fanatico Assolutamente. della metamorfosi. Costa 6, 4-4. Creatura non incantesimo, con legame vitale. Quando il fanatico della metamorfosi entra, fai tornare sul campo di battaglia fino a una creatura bersaglio del tuo cimitero con un segno di legame vitale. È a miracolo a 2. Va Molto bene, ci fa buono. tornare qualcosa, ci sta. Investigatori di fenomeni, costa 4, 3-4. Anche questo creatura non incantesimo. Mentre entrano, scegli credente o no, credere Credere. o dubitare. Credere, ogni qualvolta una creatura non pedina che controlli muore, crei una pedina, creatura incantesimo, orrore 2 nera. Dubitare, all'inizio della tua fase finale, puoi riprendere in mano un permanente non terra che possiedi. Se lo fai, pesca una carta. Ok, se c'è qualcosa che si attiva magari quando entra, lo riprendiamo in mano e Assolutamente. impeschiamo. Ci Assolutamente. sta. Incantatrice della mesa, costa 3 di cui 2 bianchi, 0-2, creatura. Ogni volta lanci una magia incantesima, puoi pescare una carta, ci sta, bello. Buono. Capolinea, costa 6, stregoneria, metti tutte le creature in fondo al grimorio dei rispettivi proprietari, miracolo a 1, quindi Forte, all'occorrenza è forte, fortissima. forte. Vaticinio di Aminatou, costa 8, esili le prime 8 carte del tuo grimorio, puoi mettere sul campo di battaglia una carta a terra scelta tra esse, fino alla fine del turno, per ogni tipo di carta non terra, puoi lanciare una magia di quel tipo scelta tra quelle esiliate senza pagare il costo di mana, quindi buono. Se abbiamo una carta di ogni tipo, lanciamo praticamente tutto. Esatto. Buono. Fine assoluta, costa 4, di cui bianco nero, esilio permanente non terra bersaglio. Conosciamo. Supplicare gli angeli, questa costa 3 bianchi e doppio X, creiamo X pedine creatura angelo 4-4 bianche con volare, oppure a miracolo con 2 bianchi e una X. Quindi scontato bene Eh con la sì, bella tassa del monologo, costa ristampa. 3, incantesimo, ogni volta un avversario lancia la sua seconda magia in ogni turno, tu crei una pedina tesoro, che ci sta, da Dio. Danzatrice spirituale di Ondu, costa 5, 3, 3, creatura, ogni volta un incantesimo di controlli entra, puoi creare una pedina che è una sua copia, fallo solo una volta per turno, beh insomma, già che fai una Che copia per non è turno, male, non è già. male. Sigillo del trono vuoto, costa 5, di cui 2 bianchi, incantesimo, ogni volta lanci una magia incantesimo, crea una pedina creatura angelo 4-4 bianca con volare, quindi questo fa tanti angioletti. Mistico del manto stellato, 71 di Teros questo, E no, infatti è uno dei è tuoi, Nixiano, Nixiano. costa 2, 2-2, le magie incantesimo che lanci costano 1 in meno per essere lanciate. Ogni volta un incantesimo dei controlli viene messo in un cimitero dal campo di battaglia e mette un segno piano piano sul mistico del santo del manto stellato. Va bene. Sigillo tempestivo, costa 3. Incantesimo aura. Puoi lanciare il sigillo tempestivo come se avesse lampo se bersaglio un comandante. Incanta creatura, la creatura incantata è indistruttibile. Buono. Buono, sì. Ranger di frontiera, costa 3, 3, 3, attacco improvviso. Puoi guardare la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento. Fintanto che un avversario controlla più terre di te, puoi giocare terre dalla cima del tuo grimorio. Beh, utile per rampare, Sì, visto che in questi sì. colori solitamente non si fa molto spesso. Oh, divora sogni. Era un po' che non la vedevo. Costa 6, 4-3, lampo volare. Quando il divora sogni entra, sorveglia 4. Quando lo fai, puoi far tornare un permanente non terra avversario puntato a un avversario in mano al suo proprietario. Non è fortissima, però ci sta per sorvegliare. Replica stravagante, costa 6.
Incantesimo, inizio del tuo mantenimento, crea una pedina con una copia di un altro permanente non terra per salire i controlli, quindi qui facciamo copie di altri incantesimi. Riflesso dello specchio, costa 3, incantesimo, puoi far entrare il riflesso dello specchio come copia di un qualsiasi artefatto incantesimo sul campo di battaglia, utilissimo. Tutt'uno con il multiverso, costa 8, di cui 2 blu, incantesimo, puoi guardare la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento, puoi giocare terra e lanciare magie della cima del tuo grimorio. Una volta durante ogni tuo turno, puoi lanciare una magia dalla tua mano o dalla cima del tuo grimorio senza pagare il costo di mana. Fortissimo, Molto forte, molto in forte. ogni tuo turno. Quindi... Quindi poi tutti questi incantesimi grossi, considerando che li giocheremo, si spera con miracolo, vengono scontati di 4, Eh già, quindi. Sfinge profetica, costa 5 di cui 2 blu, 3-5, volante, scarta una carta, la sfinge profetica, antimalocchio, fino a fine del turno, tappala. Una volta la sfinge profetica, attacca, profetizza 3. Beh, ci sta. Tifone di squali, costa 6, incantesimo, una volta lancia una magia non creatura, crea una pedina creatura squalo XX blu con volare, dove X è il valore di mana di quella magia. Ciclo a X un incolore, cioè un generico e un blu. Scarta questa carta e pesca 1. Quando cicli il tifone di squali, crea una pedina creatura squalo XX blu con volare. Questo diciamo che è fortissimo messo in campo, Eh perché sì. ogni cosa che lanciamo si crea uno squalo, quindi Diciamo sicuramente che lanciarlo a costo 2 è molto forte. le magie con miracolo hanno comunque il loro valore di mana, cioè lui guarda il valore Completo. di mana completo, quindi noi lanciamo con miracolo questa, quindi costa 4 in meno, quindi 2 Costa 2 blu. E blu. Lo entra comunque squalo uno squalo costa 5. 5-5, quindi in questo mazzo questa viene sfruttata È molto. molto. Ah, questo è cattivo. Questo è Avrinox. Avrinox il flagello mentale, costa 7, di cui 3 neri, 9-9. Allora, cattura incantesimo leggendaria. Avrinox il flagello mentale non è una creatura a meno che tu non controlli 3 o più permanenti che non possiedi. Quindi dobbiamo rubare gli avversari. Assolutamente. All'inizio della tua sottofase finale, esilia faccia in giù l'ultima carta del grimorio di ogni avversario. Fintanto che quelle carte rimangono esiliate, puoi guardarle, puoi lanciare magie permanenti, siete tra esse, puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore per lanciare quelle magie. È fastidioso Oh, questo. questo praticamente, questo qui sarebbe in realtà il Mind Flayer di Stranger Things, Eh che sì. poi, non avendo più avuto la licenza di Stranger Things, l'hanno rifatto. E però è a tutti gli effetti il Mind Flayer. Infatti, anche l'unico anello di Lord of the Rings probabilmente verrà trattato allo stesso modo. Faranno un'altra carta anello uguale identica, ma che non si chiama The One Ring, molto Demone probabilmente per ristamparlo. del piano del fatto, costa 6, cioè 6 volare e travolgere. Una volta durante ogni tuo turno puoi lanciare una magia incantesimo pagando punti vita per il suo valore di mana invece di pagare il suo costo di mana. Tappa terra sacrifica un altro incantesimo. Il demone del piano del fatto prende più X più 0 fino a fine turno, dove X è il valore di mana dell'incantesimo sacrificato. Ok. Gigante della scia funesta è creatura incantesimo, costa 5, 4, 6 con costellazione. Una volta il gigante della scia funesta, un altro incantesimo di controlli entra, le creature controllate dai tuoi avversari prendono -1/-1 fino a fine turno. Bello. Questo mazzo è molto pericoloso. Qui c'è un altro demone, sempre della stessa espansione di questa. Cos'era? Amonkhet o era della rovina? Terus No, questi qui erano di Teros, eh. questi. A me Eh sì, caro. sembra tanto Amonkhet. No, tu. Ah, perché è una creatura incantesimo, c'hai ragione. C'hai ragione, c'hai Questi ragione. qui erano uno di Teros e uno di Figli degli Dèi, mi sembra. Oh, il pastore degli incubi costa 4. 4-4 volare, ogni volta un'altra creatura non pedina i controlli muore, puoi esiliarla. Se lo fai con una pedina che è una copia di quella creatura, tranne che è 1-1 ed è un incubo in aggiunta ai suoi altri tipi. Va bene. Beh, Atreo, velato dal sudario. Costa 6, di cui bianco-nero, 4-7 indistruttibile. Fino alla tua devozione bianco-nero inferiore a 7 non è una creatura. All'inizio della tua fase finale metti un segno moneta su un'altra creatura bersaglio. Ogni volta una creatura con un segno moneta muore o viene messa in esilio, rimetti quella carta sul campo di battaglia sotto controllo. Quindi con questo rubiamo un po' di Non vorrei roba. dire una bestemmiata, ma secondo me c'è un dio per ogni mazzo. Beh, ci sta. Quindi molto buona come Scudo cosa. d'inchiostro, costa 5 di cui bianco-nero, istantaneo, previene tutto il danno da combattimento che ti verrebbe inflitto in questo turno. Per ogni danno prevenuto in questo modo, crea una pedina creatura, scarabocchio 2-1, bianca e nera con volare. Molto buona Se anche ti questa. fanno 10 danni, fai 10 pedine. Eh sì, Buono. se Sì, nel ti senso, farebbero li li previeni e previeni, fai non ti fanno i invece. danni, ma ti fanno invece 10 pedine.
Assicurazione sulla vita, costa 5 di cui bianco e nero, incantesimo con estorsione, bellissima. L'unica volta lanci una magia puoi pagare un ibrido tra bianco e nero. Se lo fai, un avversario perde un punto vita e tu guadagnate tanti punti vita. Bellissimo. L'unica volta una creatura non pedina muore, perdi un punto vita e crea una pedina tesoro. Buono. Sì, dai, ci sta. Facciamo un po' di tesori. Richiamo della sorella spirito, costa 5 di cui un bianco e un nero, incantesimo. All'inizio della tua sottofase finale, scegli una carta permanente bersaglio nel tuo cimitero. Puoi sacrificare un permanente e condividi un tipo di carta con la carta scelta. Se lo fai, rimetti sul campo di battaglia la carta scelta del tuo cimitero e A. Se questo permanente sta per lasciare il campo di battaglia, esilialo invece di metterlo in qualsiasi altra zona. Va bene. Cancellazione temporale, costa 5 di cui 2 bianchi e un blu. Fatturare una creatura che controlli in mano sul proprietario, poi distruggere tutte le creature. Simulacro sorelle, quindi. A costo 4, quando entra, passiamo in memoria per una carta della base in campo tappata e rimescoliamo. Quando muore, peschiamo una carta. Buono. Difesa dell'Adarkar, Oh, aggiunge questa incolore oppure ha un danno, ci fa il bianco o chiaro, il quindi blu. Painland, vediamo se ci sono tutte e tre. Qui ce ne sono due. Poi sarà della munificenza di Heliod. Terra leggendaria, tappa, aggiunge un incolore oppure tappa un bianco e un incolore, cioè un generico. Tappala, metti in cima al tuo grimoire una carta incantesimo per salire il Non cimitero. male Ci con sta. miracolo, non male. Ci sta, ci sta. Eh Anzi, sì, ci direi che è sta. veramente forte qui Sì. dentro. Tempio dell'inganno profetizza uno, l'altro tempio profetizza un Due, altro, ok. terzo Tre tempio. templi. La terza Questa è la terra Painland, Fernen. Poi ok. abbiamo una stanza. Stanza blu. Piscina abissale a costo un blu. Quando sblocchi questa porta, fai tornare fino a una creatura bersaglio in mano al suo proprietario e spogliatoio a 5. Unica volta uno o più creature che controlli infliggono danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Mica male. Poi abbiamo Dissidia Terramorfica. Nostra festa dei poveri. Animago, costa 3, 2, 2. Quando l'animago entra, puoi riprendere in mano una carta incantesimo bersaglio del tuo cimitero. Ci Buono. sta. La spada a spighe, ci Sempre sta. Chierica comoda. Benedetta dalla Luna, costa 3, 3, 2. Quando entra, puoi passare in assegno del tuo grimorio per una carta incantesimo. Rivelarla, puoi rimescolare e mettere quella carta in cima. Sta. Ponderare, guarda, rimettere le carte del tuo grimorio, poi rimetti a posto in qualsiasi ordine, poi rimescolare, pesca una carta a costo un Buono, blu. Portento ponderino, non fa male. a costo un blu, guarda, rimettere le carte del grimorio di giocatore bersaglio, poi rimetti a posto in qualsiasi ordine, puoi far rimescolare a quel giocatore, pesca una carta all'inizio del mantenimento del prossimo turno. Quindi lo fai su di te per manipolare la cima e poi pescare la carta giusta. E Sì, ci sta. questo dice pesca una carta all'inizio del prossimo turno, quindi puoi lanciare con Quindi, esattamente, miracolo anche nel turno degli avversari. Molto forte. predire il tempo costa 2 istantaneo, guarda le prime tre carte del tuo grimorio, aggiungi una di quelle carte alla tua mano, metti una in cima al tuo grimorio e una in fondo al tuo grimorio. Ok. Visione diabolica, un nero e un blu, guarda le prime 5 carte del tuo grimorio, aggiungi una alla tua mano e metti le altre in cima al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Sigillo arcano, anello solare. Di comando, espellere, costa 4, incantesimo con lampo. Quando entra, esili un permanente non terra avversario contro un avversario finché espellere non lascia il campo di battaglia. E ciclo a 1. Pessimo. Sì, in effetti è un po' schifo. Ritornare polvere, Ritornare polvere buono. ci può stare. Esili un artefatto, un incantesimo bersaglio. Se lanciato questa magia nella tua fase principale, puoi girare fino a un altro artefatto o incantesimo bersaglio, costo di 4, di cui 2 bianchi. Sfera della sicurezza, costa Questa è 5, di cui un fortissima, bianco. fortissima. Incantesimo. Le creature non possono attaccare te o prendere turni che controlli a meno che il loro controllo non paghi X per ciascuna di quelle creature, dove X è il numero di incantesimi che controlli. Privazione arcana, costa 2 istantaneo, non utilizza l'energia bersaglio, il suo controllo può pescare fino a 2 carte all'inizio del mantenimento del prossimo turno. Pesca una carta all'inizio del mantenimento del prossimo turno. Molto forte, che così il prossimo turno lanci ancora con miracolo. Esatto. Archetipo dell'immaginazione, costa 6, creatura incantesimo, 3-2, le creature che controlli non volare. Le creature controllate dai tuoi avversari perdono volare e non possono avere volare. Va bene. Ah, eccola, Tempesta dicevo. cerebrale, costa un blu, pesca tre carte e poi metti le due carte della tua mano insieme al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Sguardo soprannaturale, costa 1. Istantaneo, sorsveglia 3. Quindi guarda le prime tre carte del tuo grimorio, puoi mettere in qualsiasi numero nel tuo cimitero e l'altra in cima al tuo grimorio in qualsiasi ordine. E ha flashback a 2. Buono anche Sì. questo. 7 di significato, costa 3 istantaneo, pesca 3 carte, poi scarta 2 carte a meno che non scarti una carta incantesimo. Va bene. Carina, dai. Resta dell'antico, fantastica.
un incantesimo saga, costo 5. Quando entra, ogni avversario sacrifica una creatura o un planeswalker. Secondo turno, ogni avversario scarta una carta. Terzo turno, mette sul campo di battaglia sul tuo controllo una carta creatura o planeswalker avversario da un cimitero. Quindi possiamo anche fregare cose agli altri. Leggere le Leggere le ossa. ossa, bellissima. Costa 3, profetizza 2, poi pesca 2 carte, perdi 2 vite. Il sigillo Azorius, pietra cerebrale, tappa sacrifica 2. Fa la brainstorm, ma Sì. molto più costosa e ad artefatto. In Esatto. questo mazzo ci può stare. Poi cervo brunito, Siccome bisogna rampare un sfera del pochettino. comandante, pietra della mente, sigillo orzo, santuario, trioma scarso tappato, distesa di polvere, Con cicutera 5 base della base 1, 1, ok. cancelleria che rimbalza una terra Sì, la e aggiunge bounce, questa 2, qui, quittrino. l'acquitrino Bojuka, l'acquedotto Dimir, quindi un'altra bounceland, terre selvagge, abissi di Alimar. Entrano tappati, quando entrano guarda le prime tre carte del tuo memoria e puoi mettere a posto in qualsiasi ordine, ci sta. Bottega degli Obscura, quando entra sacrificala. Quando lo fai passa nel memoria per una carta pianura, isola o palude base, mettila sul campo di battaglia tappata, poi rimesco e guadagni una vita. La Basilica Orzo, quell'altra bounceland, campo contaminato, questa aggiunge colore solo se controlliamo una palude, anche questa solo se controlliamo una palude. La Brughiera Frolla, quando entra, scegliamo un altro colore oltre al bianco, entra tappata e ci Chiaro, aggiunge o queste bianco o l'altro, sono quindi quelle di Jumpstart, Jumpstart. e abbiamo tutte le terre di Jumpstart e poi terre base. Insomma, diciamo che a livello di terre ha messo abbastanza bene come al solito negli ultimi tempi mazzi a tre colori precostruiti. Sì, dai, ci Qualche sta. modifica da fare c'è perché ci sono alcune carte un po' scarsette, però diciamo che ci sono invece parecchi incantesimi molto forti che insieme all'effetto di Elimina Tohu possono essere veramente pericolosi perché barare sul loro costo di mana sicuramente li rende molto più forti di come sono. Che Sì, vero. giocarli a costo 4 in meno è molto molto bello. Bene, direi che Aminatou è soddisfacente. È soddisfacente. Possiamo dire che dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.